Buonasera a tutti e bentornati al Sommario Quotidiano di Riviera, video rubrica in diretta con il quale cerchiamo ogni giorno di fare il punto della situazione, delle ultime notizie dal comprensorio della Locride e soprattutto cerchiamo di instaurare con voi lettori una linea di comunicazione diretta grazie ai commenti che potete lasciare naturalmente sotto questo stesso post e sotto il video che poi verrà caricato successivamente anche sul nostro canale YouTube Redazione Riviera. Partiamo come di consueto con la lettura del bollettino emanato dalla Regione Calabria relativo ai contagi da Covid-19 che anche nella giornata di oggi, esattamente come ieri, ci restituisce due nuovi casi sugli 867 tamponi che sono stati analizzati nelle ultime 24 ore. La situazione però permette insomma, di constatare la diminuzione dei casi attualmente positivi che dai 100 di ieri scendono a 92 grazie alla dichiarazione di guarigione di ben 10 pazienti, il che vuol dire che i guariti attualmente arrivano a 1087. Nelle province anche la situazione rimane dunque sostanzialmente stabile, con la diminuzione più importante che viene registrata proprio nella nostra provincia, in quella di Reggio Calabria, oltre che in quella di Vibo Valentia, dove si scende dai 5 casi di ieri ai 3 di oggi. I pazienti che si trovano comunque sul territorio non sono 92 perché, come si legge nell'ultima riga, sono ben 54 i casi di positività al Covid-19 che sono stati registrati nel nostro territorio ma che si trovano in altra regione, in degenza o all'estero. La situazione, ultima nota, rimane sostanzialmente stabile anche per quanto riguarda la presenza di pazienti all'interno degli ospedali. Infatti, dei casi attualmente attivi presenti sul nostro territorio sono 7 i pazienti in osservazione in ospedale, uno si trova attualmente in rianimazione, tutti gli altri sono invece in isolamento domiciliare, dunque stanno affrontando così la quarantena. Questi ultimi dati ci riportano a parlare già della prima notizia del giorno, che è l'aggiornamento emanato dal comune di Roccella Ionica relativo alla situazione dei minori sbarcati lo scorso 10 luglio al Porto delle Grazie, e l'amministrazione guidata da Vittorio Zito ci riferisce che già a partire dalla giornata di ieri è iniziato il trasferimento dei minori risultati costantemente negativi al test. Attualmente a Roccella si trovano ancora dunque 6 minori pakistani che si trovano in una situazione di positività al virus, alcuni di essi peraltro sono stati soggetti, naturalmente come accade in questi casi, a più tamponi che hanno a volte dato risultati altalenanti, però 8 minori che sono sempre risultati negativi sono già stati trasferiti dalla struttura dell'hotel Miramare alla volta della casa famiglia Beato Alfonso Maria Fusco di Cetraro, oltre che altri 3 sono stati già trasferiti alla casa Annunziata di Reggio Calabria, gestita dalla comunità Papa Giovanni XXIII. Naturalmente Vittorio Zito ringrazia tutte le associazioni, collaboratori e volontari che hanno reso possibile questo risultato di tenere sotto controllo naturalmente questa situazione non semplice, non solo per l'amministrazione comunale ma anche per i minori stessi, che viene comunque sottolineato, sono sempre stati molto collaborativi nei confronti dei volontari con i quali sono rimasti in contatto esclusivo. Archiviamo dunque la parentesi coronavirus, passiamo a parlare di altre notizie dal comprensorio e parliamo della nota stampa con il quale l'ex vice sindaco di Bovalino Sebastiano Primerano sottolinea la necessità di dare una vera e propria svolta, soprattutto in questo periodo estivo, alla situazione socio-economica di Bovalino. In particolare Primerano si concentra su una situazione, a suo dire, di degrado che starebbe colpendo il paese, soprattutto per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti, che a suo dire sarebbe stata affrontata in maniera un po' troppo superficiale, se vogliamo così, nascondendosi dietro la scusa, tra virgolette, dell'emergenza dalla quale si sta uscendo. Primerano ammette comunque che c'è uno sforzo da parte dell'amministrazione comunale di cercare di riportare la situazione alla normalità, ma ritiene al contempo che questo sforzo, soprattutto in un periodo di affluenza turistica come questo, in un periodo di
necessità di ripresa economica, diciamo così, per i commercianti e residenti, non sono sforzi adeguati alla situazione cogente. Apriamo dunque una lunga pagina dedicata agli eventi del fine settimana. Nonostante le restrizioni da coronavirus, si entra nel vivo di una settimana davvero molto ricca sotto il punto di vista delle manifestazioni, ve ne daremo conto anche sul prossimo numero del nostro settimanale che stiamo già preparando per voi. Si comincia con sabato 8 agosto alle ore 21 con il secondo appuntamento con il Festival del Teatro Classico di Lotri e Pizzefiri, che si sta svolgendo come di consueto al Teatro Greco-Romano di Portigliola, dove andrà in scena l'Edipo della Scuola Cinematografica della Calabria, questa splendida realtà cinematografica barra teatrale che è sorta sul nostro territorio grazie, è il caso di dirlo, all'impegno non solo di Bernardo Migliaccio Spina, che dirige questo Edipo Re, ma anche di Lele Nucera, che conosciamo tutti benissimo e che sappiamo quanto si sta spendendo sotto questo punto di vista per il nostro territorio. I talenti della Scuola Cinematografica della Calabria, già Locri Teatro, li abbiamo già conosciuti l'anno scorso proprio al Festival del Teatro Classico di Portigliola con la collaborazione alla prima del Faustus che vide in scena anche Edoardo Siravo e l'adattamento di un testo di Stefano Benni, Lei ama me, in cui i ragazzi furono veramente straordinari. Quest'anno tornano con questa rilettura dell'Edipo che viene ambientata dal regista di Locri, Bernardo Migliaccio Spina, all'interno di un campo rom, attualizzandone naturalmente il messaggio, ci viene detto, inserendo anche in qualche modo la pandemia dalla quale siamo usciti. La cosa che ci fa molto piacere comunicare è che non solo questo spettacolo verrà messo in scena appunto sabato 8 agosto alle ore 21, ripetiamo, ma sarà replicato anche domenica 9 agosto, perché i biglietti dello spettacolo di sabato sono già andati a ruba e non se ne trova più neanche uno. Tutti i dettagli comunque vengono messi all'interno del comunicato stampa che ci è stato inviato dal festival, e tra cui anche naturalmente i luoghi in cui andare a reperire i biglietti per lo spettacolo di domenica, che vi consigliamo a questo punto di non perderlo. Altro importantissimo evento, comunque, se riuscite ad andare sabato a vedere lo spettacolo di Bernardo Migliaccio Spina della Scuola Cinematografica della Calabria, è il Bicentenario dei Greci in Calabria, che si terrà invece domenica 9 agosto alle ore 21 in Piazza delle Tre Chiese a Gerace. Questo ciclo di eventi che avrà come cuore pulsante per l'appunto la città delle 100 chiese, in cui si ripercorrerà un po' la storia dei greci di Calabria con tutta una serie di manifestazioni di stampo prettamente culturale ma anche storico e sociale che saranno davvero molto affascinanti. Ci sarà già un primo importante scampolo di manifestazione nel tardo pomeriggio di sabato, lo ricordiamo. Poi si continua domenica alle 9.21 con un dialogo sotto le stelle con l'autore Paolo Battistella, scrittore, mitologo, scrittore della vera origine delle fiabe, questo libro molto affascinante su quale sia la vera origine delle fiabe che narriamo ai nostri bambini, che è già stato presente nel nostro comprensorio per la presentazione di questo stesso libro e che parlerà appunto di questo suo studio assieme al maestro Tony Custureri e a Marisa La Rosa dell'associazione Leggendo tra le righe. Una serata comunque molto affascinante in una cornice molto particolare che ci permetterà di riscoprire l'origine di alcune delle più celebri fiabe della nostra cultura. Proseguiamo, non meno importante è naturalmente la presentazione del libro Il Principe Smemorato, che avverrà invece domani sera alle ore 18.30 alla corte di Palazzo Amadori a Gioiosa Ionica. Si tratta di un libro molto particolare di Francesco Tassone, edito dalla Ruffa Editore, che è un libro sulle emozioni, un libro che Francesco ha scritto pensando a sua figlia, una storia, scusatemi, che naturalmente vuole ispirarci, vuole cercare di spingerci verso una ripresa effettiva della nostra quotidianità e della quale si parlerà grazie all'organizzazione del Club per l'UNESCO presieduto
da Nicodemo Vitetta. Alla presentazione del libro, oltre all'autore, sarà poi presente anche per l'amministrazione comunale l'assessore al commercio, alle attività produttive e alla cultura Lidia Ritorto. Chiudiamo con un altro evento, anche questo si svolgerà nella serata di domani, in questo caso alle ore 22, quindi se riuscite a organizzarvi, una volta usciti dalla presentazione del libro di Gioiosa, potrete recarvi in piazza Vittorio Veneto a Siderno, dove invece sarà Mag la Ladra di Libri a organizzare con la Consulta Cittadina, il patrocinio del Comune di Siderno, un incontro letterario, anche in questo caso molto interessante, con la presentazione del saggio della collega Sonia Topazio, I Signori dei Terremoti. Si tratta di un libro che a metà tra il saggio e il romanzo, in qualche modo, vede appunto il capo ufficio stampa dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia interrogarsi su quale sia la condotta da seguire nei casi della comunicazione istituzionale post-sisma e quali naturalmente devono essere i rischi. La valutazione dei rischi che deve essere fatta quando si parla di zone naturalmente altamente sismiche, come può essere anche la nostra. In piazza Vittorio Veneto, a dialogare con la Topazio, ci saranno il responsabile dell'unità operativa di pianificazione della protezione civile Luigi Mollica e il geologo specializzato in geologia marina Domenico Carrà. Il collega Gianluca Albanese poi si occuperà di moderare la serata. Questa era l'ultima notizia del giorno, una giornata fortunatamente caratterizzata soprattutto da notizie culturali e da eventi molto interessanti. Noi non abbiamo altro da dirvi se non appunto di ricordare come sempre di mantenere distanze imposte dalle norme di distanziamento sociale, di indossare dispositivi di protezione individuale quando ciò non è possibile, di farlo anche se vi aiuteranno gli organizzatori anche in occasione di queste belle serate che si stanno comunque svolgendo per fortuna nel nostro comprensorio e soprattutto vi ricordiamo che l'appuntamento con il sommario quotidiano di Riviera torna in diretta dalla redazione domani alle ore 18.30 e che potete rivedere questo episodio anche sul nostro canale YouTube Redazione Riviera, oltre che sulla nostra pagina Facebook. Per il resto vi raccomandiamo come sempre di continuare a seguirci sulla rivieraonline.com per restare aggiornati su tutte le ultime notizie dalla Locride. Io vi auguro una buona serata e arrivederci a domani.